Caro diario, niente di nuovo. Tutto come da programma. Ho quasi preso la mia laurea e a breve mi arriverà un contratto. Sarà il giorno più importante della mia vita. Andrò a vivere in una bella città, avrò una bella casa e magari mi farò una bella carriera. Anche oggi rimarrò a casa, voglio pensare. Fare un po' il quadro della situazione. Provare a stare un po' meglio. Buongiorno. Mi hanno detto che è tanto che non esci di casa. Beh, abbastanza, ma tu chi sei? Oh, ti sarai annoiato molto. Non più di quando esco. Dare sfogo alla nostra natura perversa è sempre il miglior passatempo. Il primo giro è gratis. Ma che cosa vuoi da me? Da dove sei sbucata? Non andare via! Andare via? Sarebbe un sogno. Scusa. Sì? Mi potresti passare il computer, per favore? Perché non cominci a tirare? Ciao, amore. Ciao, angelo mio. Che ci fai qua? Avevo tanta voglia di vederti. Amore, da quando in qua ti lavi le lenzuola? Dai qua, ci penso io. Ma no, no, stai tranquilla. Buongiorno. Mi hanno detto che è tanto che non esci di casa. Ti sarai annoiato molto. Non sono sporco per niente. Dare sfogo alla nostra natura perversa. Le lenzuola non sono sporche per niente. Perché le vuoi lavare? È sempre il miglior passatempo. Le hai cambiate almeno? Elena, ti avevo chiesto di lasciarmi solo oggi. Ma io avevo bisogno di te. Proprio non capisci. Il primo giro è gratis. Poi basta una firmetta sul contratto. Elena, torna qua. Vado a sistemarti il letto. Amore, scusami, mi sono rovinata la sorpresa. Ma non dovevi preoccuparti così. Non ho bisogno di aiuto, ce la faccio benissimo da sola. È un piacere pulirti casa. Però non riesco a capire che modello hai preso. Amore, lascia fare a me. Qui lo chiama modello 055350705. C'è anche un numero da chiamare. Buongiorno, signor Morosi. Ha già provato il nuovo modello che le abbiamo mandato? Beh, sì, è interessante, ma... Non abbia paura delle novità. Prima che possa dare un giudizio, mi lasci illustrare le funzionalità innovative del nostro nuovo modello. 055350705. Non ho mai visto un nome di soli numeri. Solo 6.
Dopo anni di progettazioni e versioni beta, finalmente la nostra ditta ha creato il perfetto assistente sessuale, dotato di massima versatilità e innumerevoli applicazioni di supporto. Non ho mai fatto una simile richiesta. Il campione di prova che le abbiamo mandato, il modello 055350705, è perfettamente adattabile alla presenza di estranei e interagisce completamente anche con loro. E questa chi è? Pensavo stessimo insieme, giusto? Pensavo di essere importante per te. Non ho mai fatto una simile richiesta. Ma come no? È tutto registrato. Elena, io ti amo. Sei la mia vita e staremo insieme per sempre. Elena, dimmi. Ha infranto il contratto. Chi? Di chi stai parlando? Il signor Morosi ha infranto il contratto. Aveva dichiarato di amarmi, ok? E adesso è andato a letto con un'altra. Ha infranto il contratto. Va bene, Elena. Vedrò di sistemare le cose. Ora però cerca di rimanere tranquilla. Ok. Signor Morosi, ci è appena pervenuta una denuncia da parte del modello Elena 3.2. Vaneggia che lei l'abbia tradita. Mi ascolti, siamo veramente spiacenti, ma vede, è un modello vecchio e per di più è uno di quelli in grado di amare. Se ha 2 minuti le spiego subito come rimediare. Ho capito. Aspetti un attimo che prendo un appunto. Tendono a sviluppare algoritmi indipendenti. È un difetto di fabbrica facilmente risolvibile. Elena funziona come una vecchia radio. Sì, non ci avevo pensato in effetti. Una serie di percosse e si riprende. Deve colpirla un po' di volte alla testa. Colpire forte sulla testa. In questo modo riavvia il sistema. Sì. Potrei mandarle un tecnico, ma è veramente un difettuccio da niente, che può risolvere da solo in pochi secondi. Perfetto. Se il problema persiste, ci contatti pure. Passerà. Tu sei fortunata. Con voi le sberle funzionano. Fuori delle melodie bellissime. E grazie al silenzio. È tutto merito del silenzio che c'è lì fuori. Che è veramente di